L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero degli Interni, Laura Lega, accompagnato con l'ingegner Parisi, dirigente centro emergenza soccorso tecnico e antincendio. L'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul fenomeno degli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti. Comunico che l'audita ha preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Io innanzitutto ringrazio per la presenza, quindi come sai ci stiamo occupando del problema degli incendi e in generale a quello che ne consegue anche in tema di sicurezza e abbiamo tutti in mente insomma il decreto sicurezza che rientrava all'articolo 26 bis con i piani di emergenza, insomma vorremmo fare con lei un quadro generale della situazione, cosa manca per migliorarla e cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare, insomma poi eventualmente io e i miei colleghi le faremo qualche domanda specifica di approfondimento. Prego. Grazie Presidente, signori senatori, signori deputati, desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento per questa convocazione, perché offre un'occasione importante al Dipartimento che mi onoro di rappresentare, di fornire il proprio contributo su una tematica particolarmente rilevante e di stretta attualità. La sostenibilità ambientale rappresenta una delle priorità su cui impostare innovative politiche di sviluppo sui territori, nella conseguenza di una sfida sociale importante, decisiva, sia sotto il profilo sociale che economico, che impegna le istituzioni centrali e quelle territoriali. Un attimo, adesso non si sente più, l'audio è disturbato, proprio sembra un problema di connessione. Mi sentite adesso? Adesso sì, se riprovi, se puoi ripetere l'ultimo periodo. Sì, mi riferivo alla sostenibilità ambientale come sfida e priorità essenziale su cui impostare ovviamente un agire pubblico di sviluppo territoriale estremamente importante in questo momento. In questo scenario strategico particolare attenzione va riservata al settore dei rifiuti, ambito di sempre maggiore attualità e preminenza per le molteplici ricadute ed implicazioni in termini di sicurezza declinata anche nelle forme di sicurezza ambientale, sociale ed economica, in un contesto condizionato dalla perdurante emergenza pandemica che è fattore moltiplicatore di ulteriori disagi e tensioni. I numerosi incendi che hanno interessato impianti e depositi di stoccaggio rifiuti negli ultimi anni hanno sollevato l'attenzione su un fenomeno complesso, evidenziando tra l'altro anche l'esigenza di incrementare i livelli di safety nell'ambito di tali impianti. Si tratta in sostanza di garantire anche su questo delicato fronte la presenza dello Stato accanto alle comunità direttamente interessate dal fenomeno. Mi preme evidenziare che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, presso il quale è incardinato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell'Interno al fine di garantire la tutela della vita umana e la salvaguardia dei beni e dell'ambiente in materia di soccorso pubblico, di estinzione incendi, di prevenzione incendi e di difesa civile e di concorso nel sistema di protezione civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della Protezione Civile. E il Corpo rappresenta l'unica struttura tecnica dello Stato che si è dimostrata nei decenni immediatamente pronta a intervenire in termini di soccorso e di salvataggio in caso di ogni incidente di calamità, con una capacità di risposta operativa H24, 7 giorni su 7. La struttura ordinata su base nazionale è articolata, lo voglio ricordare, sul territorio nazionale in funzione dell'unitarietà dei servizi e della prossimità dei bisogni dei cittadini, con un'articolazione importante presente in ogni ambito distrettuale del territorio. E si tratta di un personale altamente specializzato sotto il profilo ingegneristico, di architetti, di periti industriali, di geometri che hanno una elevata professionalità nei settori della prevenzione e del soccorso e che garantiscono efficace immediatezza di intervento in tutte le tipologie di rischio, industriale, idrogeologico, nucleare e ambientale. E sul dispositivo di soccorso e di intervento dei vigili del fuoco
Oggi gioca una parte anche importante, quello che è il ruolo dei velivoli della flotta aerea antincendio, che proprio sulle tematiche degli incendi svolge un ruolo decisivo e con impiego operativo veramente di primissimo ordine. Sulla tematica che oggi stiamo affrontando, lo voglio sottolineare, già nel 2019 è stato audito due volte su richiesta di questa commissione il Dipartimento. Il 12 febbraio, capo del Corpo Nazionale ha fornito elementi sul fenomeno degli incendi sui rifiuti e ha fornito elementi sia quantitativi sia in ordine alla loro dislocazione sul territorio nazionale. Un focus in particolare sui roghi in Campania e anche una descrizione del sistema di prevenzione incendi e un'esperienza di monitoraggio in una specifica regione. Successivamente, il 3 ottobre del 2019, la seconda audizione ha affrontato il tema degli interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in caso di rilevati anomali di radioattività nei rifiuti. Il 10 dicembre 2020 la Commissione ha chiesto ulteriori notizie sullo stato di applicazione, in particolare dell'articolo 26 bis del decreto legge 113 del 2018, cui prima si è fatto cenno, a cui abbiamo dato riscontro con una specifica relazione lo scorso 21 gennaio. Questo incontro di oggi mi consente di dare quindi dei quadri di aggiornamento rispetto ai dati già forniti nel passato. E quattro sono i punti sui quali, se mi consente, la Commissione vorrei portare oggi l'attenzione. In primo luogo, proprio il fenomeno degli incendi sui rifiuti. Come già riportato, il Corpo Nazionale dispone di una banca dati riferibile agli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco per incendi dei rifiuti su tutto il territorio nazionale. Sono macrodati che contengono tutti gli eventi che hanno interessato sostanze classificabili complessivamente come rifiuti, quindi dall'incendio del cassonetto a quello di un vero e proprio impianto di raccolta o smaltimento. Nella documentazione che è stata già fornita sono stati evidenziati e analizzati i dati relativi all'andamento del fenomeno fino a tutto il 2020. Non solo in termini quantitativi, ma anche per quanto concerne la distribuzione territoriale. I dati concernenti il primo trimestre 2021, quindi aggiornati al primo trimestre 2021, rapportati ai primi 3 mesi del 2020, fanno registrare una sensibile diminuzione del numero complessivo di interventi, dai 2.821 del 2020 ai 1.893 del 2021. In particolare, un'analisi delle regioni maggiormente interessate dal fenomeno evidenzia che a fronte di una significativa riduzione di circa il 40% nel Lazio, in Campania, in Puglia e in Piemonte, si registra in controtendenza invece un leggero aumento in Calabria e in Sicilia. La Lombardia passa da 65 a 25 eventi. Volendo poi concentrare l'attenzione, quindi con un focus più specifico sugli incendi che hanno interessato i depositi e gli impianti di rifiuti, sono disponibili i dati relativi agli interventi rilevati dal Corpo Nazionale dal 2018 al 30 aprile 2021, quindi a pochi giorni fa, che sono stati evidenziati in materiale, ovviamente faremo in modo di farlo pervenire prontamente alla Commissione, ma questi dati ci segnalano in particolare, distinti per regione, la prevalenza di eventi in Lombardia, circa 650, in Campania, 509, in Puglia, 233, poi sempre diminuendo, in Piemonte, 226, Lazio, 204, Sicilia, 196 e Calabria, 176. Credo che sia, come dire, un andamento che evidenzi anche quello che sta accadendo in questi mesi. L'evoluzione del fenomeno negli anni evidenzia con chiarezza un trend in diminuzione nelle due regioni, Lombardia e Campania, più interessate in termini complessivi da questi fenomeni. Il numero di incendi è invece in crescita in altre regioni come in Puglia, in Calabria e in Veneto. Il dato poi non è costante con incrementi e decrementi che si succedono nel Lazio, nella Sicilia e in Emilia-Romagna. Nell'elenco che forniremo in allegato alla relazione sono poi riportati gli eventi di maggior rilievo che si sono verificati proprio da gennaio 2021 allo scorso aprile 2021. Quindi nell'arco di 4 mesi segnaliamo 8 incendi collocati prevalentemente nel nord Italia. Secondo punto che vorrei segnalare
se la Commissione me lo consente, è proprio il tema della prevenzione incendi. Perché l'ampiezza del fenomeno, la complessità dei molteplici aspetti che lo connotano hanno indotto questo Dipartimento a lavorare su ulteriori iniziative, volte non solo a massimizzare ovviamente l'impegno nella fase dello spegnimento, ma anche ad approfondire lo specifico tema della prevenzione del rischio incendio, con l'obiettivo soprattutto di incrementare il livello di sicurezza antincendio nell'ambito degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti. Nell'ottica di garantire un forte rafforzamento dell'azione di prevenzione sono state avviate diverse iniziative, di cui voglio segnalare solo quelle più rilevanti. Innanzitutto la collaborazione, ovviamente doverosamente offerta per la predisposizione della circolare del Ministero dell'Ambiente del gennaio 2019, con le prime indicazioni ai gestori per consentire loro la valutazione del rischio di incendio negli impianti di stoccaggio rifiuti. Secondo, è stato predisposto lo schema di una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per i predetti impianti, già approvato dal Comitato Centrale Tecnico-Scientifico, che è l'organo consultivo del Dipartimento in materia di prevenzione incendi, per il quale è acquisito anche l'assenso del Ministero dell'Ambiente e in corso l'iter di adozione. In tal modo, in sostanza, i gestori degli impianti potranno disporre di specifiche e mirate disposizioni tecniche da seguire per assicurare l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e di protezione antincendio. Terzo punto che vorrei segnalare è stato elaborato il progetto di aggiornamento e di ricatalogazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendio dei vigili del fuoco. Nell'ambito di tale progetto saranno inseriti quali nuove attività soggette ai controlli gli impianti che effettuano stoccaggio o operazioni del trattamento di rifiuto. Al riguardo, desidero segnalare che proprio nei giorni scorsi questo Dipartimento, l'amministrazione, ha proposto una norma da inserire in un prossimo provvedimento di semplificazione normativa che è volta, tra l'altro, a semplificare proprio la procedura di individuazione delle nuove attività da sottoporre ai controlli, di prevenzione incendi, che potrà avvenire attraverso l'adozione di un decreto ministeriale anziché di un DPR, così, come dire, agevolando e semplificando le procedure. Si tratta, se mi consentite di sottolinearlo, di un insieme di iniziative che ritengo possano contribuire ad arricchire in modo sistematico il quadro delle azioni di regolamentazione di tali impianti. Preme evidenziare anche, come questa sia un'azione fondamentale anche per l'elevato impegno e impiego, di risorse che vengono in questo caso impiegate in caso di incendio negli impianti di gestione e trattamento rifiuti, sia in termini di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, che di interventi di tutela della popolazione, estremamente importanti, di monitoraggio ambientale e di investigazione. Ciò impone un investimento adeguato in termini di prevenzione, che corrisponde a un preminente interesse di tutela ambientale e di migliore gestione delle risorse pubbliche. Ciò anche in considerazione, non possiamo evitare di sottolinearlo, della massima attenzione che va dedicata al settore dei rifiuti, che in questo particolare momento di crisi pandemica può contribuire a determinare condizioni favorevoli per l'espansione di interessi illeciti e segnatamente della criminalità organizzata, interessata ad accrescere il controllo di particolari settori particolarmente interessanti sotto il profilo economico-finanziario, come senz'altro quello dei rifiuti. Allora i roghi infatti diventano il modo concreto e più economico per assicurare lo smaltimento o per cancellare delle tracce di depositi opachi, illeciti di rifiuti. Terzo punto che volevo portare all'attenzione della Commissione è lo stato di applicazione dell'articolo 26 bis del decreto legge 113 del 2018. Come è noto, questa disposizione ha previsto per i gestori l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna, nonché l'adozione di piani di emergenza esterna, i cosiddetti PEE, elaborati dal prefetto d'intesa con le regioni e con gli altri enti interessati sul territorio, sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi e secondo le linee guida da adottarsi con decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali disposizioni, le voglio sottolineare, non trovano applicazione con riferimento agli impianti disciplinati dal decreto legislativo 105 del 2015, riferito al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
L'articolo 26 bis del decreto legge 113 disciplina infatti l'ipotesi di rischio genericamente individuato al fine di minimizzare il più possibile i rischi per la salute umana e per l'ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono in diversi ambienti e nelle strutture di impianto di gestione dei rifiuti. Le previsioni normative di cui al decreto 105 del 2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose. E da ciò discende che i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 105 del 2015 devono attenersi a disposizioni ancora più rigorose e i termini previsti dal medesimo decreto e i relativi piani di emergenza esterni sono predisposti dalle prefetture sulla base non soltanto delle informazioni fornite dai gestori, ma anche delle conclusioni istruttorie del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco. Tornando al 26 bis, i piani di emergenza esterni ivi previsti sono fondamentalmente finalizzati al controllo degli incidenti e minimizzare gli effetti, limitando i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni. In secondo luogo, ad attuare le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente. E terzo, informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti a provvedere alle attività di ripristino dell'ambiente. Questo Dipartimento ha partecipato con i propri rappresentanti all'unità di coordinamento della Presidenza del Consiglio per l'attuazione del piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, previsto da un apposito protocollo d'intesa sottoscritto il 19 novembre del 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministeri interessati e la Regione Campania. Tale ambito è stato predisposto lo schema di linee guida che sono previste dall'articolo 26 bis già citato, per la definizione da parte del prefetto territorialmente competente del piano di emergenza esterno degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e per l'informazione alla popolazione. Il documento al momento è all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in sede di conferenza unificata. Allo Stato risulta che le linee guida contengano indicazioni sintetiche e puntuali per una procedura di intervento da attuare secondo i livelli di rischio progressivi, individuando le modalità operative di intervento per la gestione dell'emergenza connessa ai possibili eventi incidentali che riguardano tali impianti e l'incendio viene indicato quale scenario di riferimento. Sono strutturate sostanzialmente in tre parti: una parte contenente un metodo per la determinazione della distanza di attenzione dell'area esterna dell'impianto ai fini della pianificazione di emergenza esterna. L'indice di rischio è calcolato mediante l'utilizzo di un metodo di indici appositamente messo a punto per gli impianti in questione, basato sui dati messi a disposizione dal gestore. Seconda parte delle linee guida è costituita da una pianificazione, dalla previsione di una pianificazione provinciale basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito a eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati con le modalità previste dal gestore al prefetto. Terza parte riguarda poi la previsione di schede contenenti dati relativi ai singoli impianti. Nei giorni scorsi abbiamo avviato con le prefetture una prima ricognizione sullo stato di fatto circa la presenza di questo tipo di attività sul territorio, svolta anche sulla base dei piani di emergenza interni sinora inviati alle prefetture e dai gestori. Dai primi risultati emerge un dato significativo che voglio segnalare per la consistenza numerica degli impianti interessati. A titolo esemplificativo voglio citare che sono 952 gli impianti risultanti in Emilia-Romagna, 591 quelli in Campania e 450 in sole tre province del Veneto. Tali dati, seppur ancora evidentemente parziali, sono già però di per sé indicativi di quello che è l'impatto del fenomeno sui territori e della conseguente impegnativa fase di applicazione dell'articolo 26 bis citato, anche in termini di tempo e di risorse che saranno necessarie per dare piena attuazione a tale norma. Al fine di coadiuvare ovviamente le prefetture, in attesa che vengano effettivamente adottate le linee guida, e come già ho avuto modo di riferire, ho ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro
per offrire un supporto tecnico amministrativo alle prefetture attraverso la predisposizione di uno schema tipo, un format di piano di emergenza esterno, nonché per fornire ulteriori indicazioni per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento su specifiche tematiche e materie, al fine di garantire un orientamento uniforme sul territorio. Siamo quindi pronti a mettere a disposizione, non appena usciranno le linee guida, quindi saranno definite anche nei loro contenuti, a mettere a disposizione, dicevo, delle prefetture uno strumento di immediata utilizzabilità per la gestione delle emergenze in parola. Esso è suddiviso in una parte generale che definisce un modello operativo di intervento, il più possibile univoco e puntuale, e una parte speciale costituita dall'inquadramento territoriale e da una sintetica descrizione del rischio, a cui dovranno essere allegate le specifiche schede tecniche riferite ad ogni singolo impianto. L'obiettivo che ci siamo proposti, una volta adottate le linee guida, è che le prefetture, unitamente agli altri attori del territorio coinvolti e competenti in materia, possono più agevolmente predisporre una pianificazione. Concludo l'ultimo punto, se la Commissione me lo consente, è quello che stiamo ancora facendo, ulteriori iniziative anche di prospettiva. La delicatezza del tema conduce infatti a segnalare all'attenzione della Commissione un'ulteriore iniziativa che ho promosso nel Dipartimento della Protezione Civile e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per sviluppare alcune strategie condivise e quindi realizzare una sinergia d'azione, una piena collaborazione interistituzionale proprio in materia di rifiuti. L'intesa si sta orientando su tre direttrici principali. Da un lato la condivisione delle banche dati per lo sviluppo di un sistema informativo a supporto proprio dei piani di emergenza, anche in relazione alla definizione del top event di riferimento. La seconda linea di azione è la realizzazione di una banca dati dei depositi temporanei e dei siti di stoccaggio di rifiuti speciali finalizzata alla stesura dei relativi piani di emergenza a cura delle prefetture. La terza linea d'azione che immaginiamo è la definizione di un programma formativo per la comunicazione di emergenza nell'ambito del soccorso pubblico, tema complesso, delicato e di particolare attualità. In particolare si ritiene di fondamentale importanza la condivisione dei dati di rispettiva competenza per sviluppare un sistema informativo quanto più completo possibile, anche al fine di fornire alle prefetture e agli attori del territorio, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, uno strumento utile ed esaustivo a supporto delle pianificazioni di emergenza. Per realizzare tale condivisione è necessario preliminarmente verificare quelli che sono i sistemi di gestione dei dati e verificarne la loro interoperabilità. In secondo luogo, sempre nell'ottica della più ampia interazione tra i sistemi informativi utilizzati, si intende procedere poi alla mappatura, alla georeferenziazione degli impianti, realizzando una banca dati che contenga gli elementi fondamentali, quali la tipologia, per esempio, dell'autorizzazione, il tipo di rifiuto, i quantitativi prodotti, la tipologia di gestione e la giacenza. Infine, per quanto attiene agli aspetti relativi alla comunicazione, si intendono approfondire le rispettive tecniche di comunicazione nelle situazioni di emergenza, condividendo esperienze e professionalità, individuando possibili percorsi formativi comuni che possano essere di supporto agli operatori. Su questi temi si è già tenuta una prima riunione in videoconferenza lo scorso 20 aprile, finalizzata proprio a condividere le principali linee d'azione e le strategie di questa progettualità, e nel corso dell'incontro si è registrato, lo voglio sottolineare, l'interesse a predisporre un protocollo d'intesa che preveda anche la formazione di gruppi lavorotecnici che possano valutare le migliori modalità di condivisione dei dati e di realizzazione concreta di queste linee di azione. Ringrazio per l'attenzione. Ok, grazie. Io mi sono segnato un po' di domande. Allora, innanzitutto in attesa dei miei colleghi, magari se si vogliono prenotare, non mi risulta ancora nessuno. Allora, innanzitutto per capire, perché a un certo punto lei ha parlato di un protocollo tra Ministero dell'Ambiente e Regione Campania, quindi volevo sapere, visto che questo dovrebbe essere non solo un problema specifico della Campania, anche se ognuno ha le proprie specificità, volevo capire perché si è agito in maniera locale
e nelle altre regioni cosa invece è stato fatto, cioè che si fa un protocollo per ogni regione, prima domanda. Poi sulle linee guida, quindi noi ci eravamo lasciati l'altra volta che queste linee guida dovevano ancora uscire. E tuttora quindi non sono uscite, quindi rimango un po' perplesso perché insomma dal 2018 sono passati 2 o 3 anni, insomma, e quindi mi domando quali sono le vere ragioni per cui ancora non escono queste linee guida, visto il tanto tempo che è passato. Poi, per quanto riguarda la questione dei rifiuti radioattivi, noi ci occupiamo anche dei rifiuti radioattivi. Se quando scoppia un incendio in un sito, che sia una discarica, insomma un deposito, qual è le precauzioni che si mettono in atto per monitorare se ci sono sorgenti orfane radioattive e quindi le radiazioni. Quali sono i rapporti di interazione fra i vigili del fuoco e la protezione civile in caso di incendio tossico? Se ci può fare anche un focus che riguarda anche gli incendi nei campi Rom, noi ci stiamo occupando anche dell'abbandono dei rifiuti, dove ovviamente i campi Rom sono il terminale di una filiera ben più ampia e complessa. Volevo sapere. Io in maniera forse ingenua mi sono sempre chiesto com'è possibile che mentre l'abbandono dei rifiuti è diffuso, i campi nomadi in genere, soprattutto in alcune grandi città dove sono presenti, sono contati e localizzati bene. Mi domando com'è possibile che non si trovi una formula per impedire che lì dentro arrivi ed esca di tutto e poi lì dentro. Io abito vicino a un campo Rom, continuo, rifiuti abbandonati, incendi e nessuno fa nulla. Quindi perché non si riesce a fermare questo fenomeno che è abbastanza localizzato e quali sono i problemi, cosa si sta facendo e cosa si farà per farlo? Poi un'altra questione che mi ha colpito molto riguarda la differenza sul numero di episodi. Mentre ARPA in media ci comunica insomma 200 incendi l'anno, lei invece ha detto 2000, quindi insomma di una grandezza leggermente diversa, direi. Quindi mi domando perché non unificare i criteri di calcolo, nel senso ovviamente immagino, poi me lo dica lei, che probabilmente voi calcolate tutte le uscite che fate, anche non lo so se anche le chiamate poi quelle non. Le false chiamate o comunque sia se registrate come un incendio di rifiuti anche un cassonetto che va a fuoco, mentre magari ARPA conta soltanto gli impianti, cioè i depositi, insomma le cose più importanti. Insomma, mi domando se non ci sia una discrepanza e perché e come si fa a fare un po' di chiarezza se c'è un metodo, visto che i numeri sono così differenti. Un'altra questione. Sulla comunicazione, allora, vivo sempre, quindi parlo anche per esperienza diretta, vicino a degli impianti dove in teoria già da prima del decreto sicurezza, appunto essendo grandi impianti a rischio di incidenti rilevanti e effetto domino, una cosa che ho notato è che in teoria queste cose si fanno, come giustamente avete detto, per anche informare la popolazione. E che quindi deve essere informata sui potenziali rischi e deve sapere, anche attraverso esercitazioni addirittura, come comportarsi in caso di incidente. Beh, io le assicuro che non solo io, che in teoria potrei anche essere raccomandato, tra virgolette, perché sono un parlamentare, quindi ma nemmeno io, e figuriamoci la casalinga, se sa come comportarsi chiunque abita nei dintorni di quegli impianti. Sfido chiunque, possiamo fare una prova, a fermare le persone che abitano lì e dire cosa devi fare se c'è un incidente, ci sono delle piazzole di sicurezza, suona un allarme, arrivano SMS, dove devi andare, cosa devi fare.
ti hanno informato? La risposta penso al 100% da parte di tutti sarà no. Quindi come si fa ad arrivare a dare una concretezza a queste cose che rimangono un po' spesso e volentieri lettera morta o soltanto riferite a chi gestisce l'impianto e non alla popolazione intorno? Queste sono alcune delle domande. Il Presidente, la ringrazio. Provo a rispondere, provo a farlo sinteticamente, sperando non dimenticare nulla e quindi la pregherò poi di ricordarmi quelle che lascio indietro. Parto dal protocollo d'intesa che ha istituito in via sperimentale il piano di azione per il contrasto dei roghi tra rifiuti che lei citava all'inizio. Si tratta di un protocollo d'intesa stipulato tra la Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente, dell'Interno, Sviluppo Economico, Difesa, Salute e Giustizia, l'Autorità Politica per la Coesione, il Ministro per il Sud e la Regione Campania. Evidente che fu una progettualità sperimentale, come fu definita fin dall'inizio, in ragione di quella che era la fenomenologia legata alla terra dei fuochi, quindi come dire, a fattori territorialmente legati in maniera specifica a quel territorio. E leggo solo, ma lo voglio fare rapidamente, quella che era proprio la finalità, come individuata dall'articolo 1 del protocollo. Le parti firmatarie, avviando in via sperimentale una collaborazione finalizzata alla prevenzione, monitoraggio, controllo e risanamento ambientale del territorio interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti, anche in aree naturali protette, l'interesse alla tutela dell'ambiente e della sicurezza individuavano azioni per la tutela della salute della popolazione, per la tutela ambientale dell'ecosistema, azioni di presidio e controllo del territorio e prevenzione degli incendi, dei rifiuti. Questo per ricordare quel protocollo e quindi un po' la genesi anche dell'attenzione dedicata in maniera specifica a quell'area, al territorio nazionale. Quanto ai dati, lei accennava, io facevo riferimento che la ricognizione degli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco, e lo ricordo, sono tutti gli interventi che noi censiamo, e sono quindi interventi effettuati da squadre dei Vigili del Fuoco presso depositi e impianti di rifiuti, da questo censimento tra il 2018 e il 30 aprile 2021, accennavo, sono 2.984. Se ricordo bene, lei notava una distonia rispetto ai dati forniti da ARPA, se ho capito, è probabile che nasca da una diversa rilevazione, quindi con indicatori, ovviamente presupposti di ricognizione che possano essere diversi. Ma sarà mia cura, se la Commissione lo desidera, verificarlo quanto prima e poi farvi avere anche notizie di maggior specificità al riguardo. Ma ripeto, il dato che le fornisco è un dato relativo al censimento degli interventi proprio effettuati dalle squadre. Quanto agli interventi che potenzialmente sono necessari fare anche in presenza di sostanze radioattive orfane, noi sappiamo che queste sono occasioni spesso frequenti perché poi possono riguardare impianti destinati allo stoccaggio di rifiuti in via ordinaria piuttosto che altre situazioni, a volte anche del tutto occasionali. È evidente che c'è la massima attenzione sulle sostanze radioattive. Voglio ricordare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha delle squadre speciali NR specificamente dedicate e costituite proprio come nuclei avanzati, nucleari e radiologici. Il personale opportunamente addestrato, quindi che ha una competenza professionale ed è equipaggiato in maniera puntuale al riguardo. E voglio ricordare che in questo caso quello che viene fatto è proprio l'identificazione di quelle che sono sostanze potenzialmente radioattive, che viene effettuato con una strumentazione radiometrica campale che è già in dotazione di circa 22 comandi sul territorio, sicuramente le 18 direzioni regionali e di altri comandi, e l'esigenza ovviamente è quella di garantire su tutto il territorio nazionale la capacità di intervento in questo senso. Stiamo rafforzando ovviamente anche la nostra capacità di risposta su questo tipo di rischio, che è estremamente, estremamente significativo. E è chiaro che allo spegnimento dell'incendio poi deve essere seguito da un campionamento dell'aria, del terreno interessato, per verificare quello che è potenzialmente il livello di contaminazione presente. Ed è un'opera che ovviamente viene messa in atto dai Vigili del Fuoco, ma non si esaurisce con l'azione dei Vigili del Fuoco, perché chiaramente vede altri attori
istituzionali competenti in materia, penso al coinvolgimento necessario degli enti come l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che è l'autorità di regolamentazione, penso all'ARPA e ad altri attori che sono inevitabilmente chiamati e coinvolti su queste tematiche. La posso pregare di ricordarmi gli altri temi che non vorrei Sì, aver dimenticato? allora ritornando a quello prima però, perché io faccio fatica a capire alcune cose, nel senso allora, per quanto riguarda il protocollo tra governo e Regione Campania, diciamo così, è una sorta di sperimentazione. Come è andata questa sperimentazione? E io do per scontato che se una sperimentazione vada bene, poi successivamente in maniera pressoché celere e immediata si comincia a utilizzarlo come modello in tutta Italia. Quindi volevo sapere come è andata questa sperimentazione e se e perché no non è stata poi estesa a tutto il resto d'Italia. Per quanto riguarda la radioattività invece, volevo capire proprio tecnicamente, io ho capito che ci sono delle squadre apposite, ma do per scontato che volevo capire se ad ogni chiamata, che potrebbe essere anche il cassonetto, perché potenzialmente magari il cassonetto no, però in un capannone andato a fuoco, dove in teoria non è prevedibile che ci sia del rifiuto radioattivo, però non si può mai sapere. Volevo sapere se uno dei primi controlli, prima di mandare il personale dentro, c'è un sistema radiometrico per eventualmente verificare e se questo viene fatto in ogni intervento che viene fatto, oppure se viene fatto solo in maniera ipotetica, soltanto su quegli impianti in cui è presumibile che ci sia del rifiuto radioattivo. Questo per capire, io non penso che a ogni chiamata e a ogni uscita arrivi il personale di vigile fuoco imbardato con materiale radioattivo, però visto che potenzialmente potrebbe stare ovunque anche per la salute dei vigili del fuoco, mi aspetterei che magari un minimo di strumentazione per misurare a livello così, diciamo così, generico e semplice all'inizio ci debba e mi domando se c'è. Poi per gli altri questioni è l'informazione alla popolazione sui rischi di incidente rilevante, poi sui campi nomadi, tutto insomma, quel discorso che avevo fatto, le perplessità su un sistema che ovviamente è molto complesso, quindi ce ne vorremmo occupare anche come co commissione, quindi mi piacerebbe approfondire anche con lei questo tema. Mi sento di dire, non penso di essere smentito, che purtroppo è un problema che non è ancora stato risolto, quindi cosa si può fare e qual è la situazione? E aggiungo un'altra domanda che prima non avevo fatto. Lei ha parlato di banca dati, che questa, insomma, la condivisione e la banca dati è sempre un fatto positivo e anche la condivisione, faccio un esempio, questa banca dati rimarrà in mente di rimanere solo per esempio al Ministero degli Interni, oppure viene condivisa con tutti, faccio un esempio ISPRA. Prego. Non so Parto se. da... Sì, l'ho Sì, prego. sentita, spero di poter Adesso sì, prima essere... non si sentiva nulla, non so se parlava o meno. Sì, no, si era interrotto l'audio. Torno ovviamente al protocollo che accennava con la Regione Campania, con i vari dicasteri interessati e la Regione Campania. I risultati, parlavamo dei risultati. Io ho qui davanti la tabella, ovviamente, che riguarda tutto il territorio nazionale, che per quanto riguarda specificamente gli eventi, quindi gli interventi che sono stati realizzati per incendio in deposito a impianti di rifiuti, mi segnala per la Campania, la voglio sottolineare, 2018 287 interventi, 2019 131, 20 89, 2 nei primi 4 mesi del 2021. È evidente il decremento sostanziale, no, di quelli che sono stati gli interventi delle squadre. Quindi mi verrebbe da dire che questa lettura di questi dati mi consente di dire che questa sperimentazione, questa attenzione che è stata dedicata a quel territorio in misura particolare, sta dando risultati significativi e i dati degli interventi ci segnalano questo trend in decremento significativo. Ripeto, 287 nel 2018, nel 2020 89, passando dal dato dei 131 nel 2019.
evidente che il tema dell'attenzione massima agli incendi legati poi allo smaltimento, ai siti di stoccaggio rifiuti, insomma tutto ciò che è il perimetro relativo ai rifiuti, è un tema delicato che non può essere relegato solo ad alcune aree del paese. Quindi l'attenzione massima, Presidente, glielo voglio su questo, come dire, sicuramente segnalare. Da parte delle istituzioni su tutto il territorio nazionale. I Vigili del Fuoco sono impegnati in maniera straordinaria e il numero dei dati di intervento, cito per esempio quello della Lombardia che ho sotto gli occhi, 334 nel 2018, 211 anche qui decremento nel 2019 e 88 nel 2020, quindi l'attenzione è massima ovunque. E la lettura che dobbiamo fare, l'analisi del dato che necessariamente siamo chiamati a fare. E in termini di prevenzione, no? Quello dei settori che dicevo prima ci sta interessando in modo particolare, è quello di capire anche, noi parliamo di aree del paese più antropizzate di altre, parliamo di aree del paese in taluni casi, penso alla Lombardia, con una presenza di tessuto produttivo molto più ampio. E, peraltro il decremento del 2020 può essere, anzi sicuramente lo è, anche legato al fenomeno pandemico, quindi alla chiusura di esercizi commerciali, di ristorazione, di alberghi, quindi è chiaro che è un decremento tra virgolette fisiologico, no? Rispetto a quello che è il dato pandemico. Però le posso garantire che l'attenzione sulla prevenzione incendi, specie nei siti di stoccaggio rifiuti, è massima e quindi le iniziative sotto questo profilo adottate e che saranno adottate andranno proprio nella direzione di garantire ancora maggiore attenzione. Tema potenziale situazione di radioattività. Le squadre che sono in partenza sono tutte dotate di strumentazione idonea, ovviamente a poter fare una primissima misurazione e quindi a una verifica immediata se esiste un rischio radioattività, a tutela del personale stesso innanzitutto e poi ovviamente anche dell'ambiente e della popolazione di residenza. Su questo massima attenzione. Tema Campi Rom. Tema complesso, un tema estremamente delicato che riguarda insomma, gli insediamenti presenti da diversi anni nel territorio nazionale, in particolare in certe aree del paese, in alcune città. L'attenzione costante da parte dei prefetti, da parte delle istituzioni, delle amministrazioni locali, ovviamente come è noto, e su questo ovviamente anche il censimento non è legato specificamente ai campi rom. Ma un censimento di carattere generale dei siti di stoccaggio rifiuti in termini più ampi, come quello che intendiamo fare, quindi ripeto, non legato specificamente ai campi Roma, ma quelle che sono potenziali situazioni di rischio legate alle presenze di rifiuti, sarà ovviamente a beneficio anche di una capacità di intervento maggiore, più tempestiva, a tutela ovviamente della salvaguardia, ripeto, dell'incolumità innanzitutto delle persone. Quanto al tema della banca dati che accennavo, è evidente che il progetto che abbiamo in mente è proprio quello di condividere, ed è questa insomma la sinergia che vogliamo creare con ISPRA e con Protezione Civile che hanno condiviso con noi, con me, l'idea che abbiamo promosso, è proprio quella di un protocollo d'intesa tra noi per mettere a fattor comune i dati che noi abbiamo, ovviamente anonimizzati, i dati che abbiamo e che ci consentiranno, ognuno per la missione istituzionale di propria competenza di poter intervenire con una capacità di risposta maggiore, più tempestiva, più adeguata e di fare anche azioni di prevenzione e di verifica sul territorio di quelle che sono situazioni potenzialmente a maggior rischio. Quindi la risposta è sì, ovviamente la banca dati non sarà un patrimonio esclusivo di questo dipartimento, bensì sarà messa a fattor comune anche con gli altri attori che saranno partner in questa operazione. Bene, prima di dare la parola ai miei colleghi, si sono prenotati diversi, ricordavo sulle linee guida perché in 2 anni ancora non sono uscite e a proposito della discrepanza tra i numeri, volevo capire bene, cioè, potete fare una distinzione tra il cassonetto andato a fuoco e altri incendi ben più rilevanti tipo gli impianti, cioè senza dare il numero così completo per ogni uscita, ma dividerlo per gradi e categorie, lo state facendo? Sì, assolutamente sì. Dal 2019 noi siamo in grado proprio di categorizzare. Abbiamo voluto fare questa operazione di massima attenzione anche
all'analisi del dato, per cui il dato che ho fornito poco fa è riferito non al fenomeno rifiuti, come dicevo, che prima del 2018 era un dato complessivo che poi si poteva andare, come dire, a individuare singolarmente, ma attraverso un'operazione di maggiore, come dire, divisione del dato. Adesso noi abbiamo proprio un dato per quello che riguarda specificamente i depositi e i siti di stoccaggio e smaltimento rifiuti, che è il dato che ho fornito prima, che parla in questi 3 anni e 4 mesi di circa 2.984 interventi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale, ovviamente, quindi su tutte le regioni italiane. Quindi è un dato specifico per quanto riguarda depositi e impianti di rifiuti. Ok, do. Sì. Volevo risponderle. Ovviamente io mi limito alla risposta che le posso fornire sul piano amministrativo. Le linee guida sono all'esame, come accennavo, della conferenza, hanno ovviamente avuto una fase di gestazione sicuramente complessa, anche perché ovviamente chiamano in causa le competenze di molte amministrazioni, delle amministrazioni locali, di molti soggetti istituzionali, ma insomma sono convinta che quanto prima potranno vedere la luce e quindi potranno essere varate. Speriamo. Allora, primo intervento, senatrice Nugnes. Allora, visto che via web la senatrice Paola Nugnes, però non la vediamo e non la sentiamo. No, no, eccomi, scusa, avevo ricevuto una telefonata proprio in questo momento. Dunque, grazie Perfetto. Scusa, Presidente. dovresti abilitare il video. Anche il video, sì, un attimo allora, eccomi qua. Sono io, posso testimoniare che sono io. Dunque, io ho una preoccupazione aggiuntiva su queste, no? Che lega questa recrudescenza degli incendi presso gli impianti con quella data famosa del 2018 in cui la Cina ha cambiato i propri regolamenti interni sull'importazione di rifiuti plastici. Questo ha creato sicuramente un problema proprio di gestione e di smaltimento di questi rifiuti. Lei riporta una diminuzione di casi di incendio, come specificato espressamente rispetto agli impianti, che purtroppo potrebbe essere legata a invece un incremento di un traffico transfrontaliero dei rifiuti che si è registrato negli ultimi tempi, anche perché, mi perdonerà, il lockdown tra tanti rifiuti non ha diminuito quelli plastici, perché purtroppo siamo stati obbligati ad un uso massiccio delle plastiche proprio per, diciamo, tutelarci dalla diffusione del virus. E quindi diciamo che questo dato di diminuzione degli incendi potrebbe essere legato, e quindi chiedo se questa valutazione è riscontrata anche dalle vostre analisi, dal fatto che sono state trovate, anche se illecitamente, nuove vie di smaltimento. Tra l'altro, dal 1 gennaio c'è proprio un divieto, mentre prima c'erano chiaramente delle restrizioni e delle condizioni per l'esportazione di rifiuti plastici oltre diciamo, gli stati membri dell'Unione, che erano, vabbè, legati al fatto che ci fossero impianti adatti, che comunque 2 membri dei vari ministeri fossero a conoscenza di questi dati. Adesso si è venuto dal 1 gennaio, c'è proprio un divieto, e questa cosa chiaramente crea diciamo del traffico, quindi anche legale, non si potrà più esportare né importare scarti indifferenziati. Questo in mancanza di un sistema impiantistico di recupero dei nostri rifiuti plastici potrebbe incrementare il dato
Lei cosa ne pensa? Grazie. Prego. La ringrazio, dico la verità. Il tema, l'straordinario interesse, lo dico con grande franchezza perché la lettura complessiva del fenomeno, anche legato ovviamente a quelle che sono situazioni transfrontaliere, non soltanto, ovviamente ci obbliga a una riflessione più ampia, che peraltro esula squisitamente dalle analisi che il Dipartimento del Vigile del Fuoco e del Soccorso Pubblico ovviamente fa, perché si limita ovviamente per necessità. Si dà dimensione istituzionale a quelle che sono le competenze in materia di SARTI e non anche di security, quindi non anche di analisi potenzialmente anche del dato criminale, ovvero di altre realtà più opache, no? Rimane evidentemente che io credo che possa essere utile una riflessione, e la ringrazio anche per questo suggerimento, perché ovviamente da parte delle autorità competenti possa essere fatta un'analisi che vada a incrociare ovviamente non solo i dati degli interventi, quali quelli che ho accennato prima, ma un'analisi più ampia che sul tema dei rifiuti e di quello che sono le potenziali anche prospettive opacità, ovviamente possa portarci anche a valutazioni ulteriori. Ok, senatore Lorefice. Sì, grazie Presidente, grazie alla dottoressa per l'interessante relazione. E allora vorrei, se possibile, avere ulteriori informazioni in relazione a questa proposta bozza di accordo con ISPRA. Lei ha parlato di creazione di una struttura, comunque un'infrastruttura digitale per rendere interoperabile, diciamo, la quantità di dati a disposizione dei dipartimenti, comunque delle strutture interessate. Il protocollo è tra il suo dipartimento e l'ISPRA o tra il Ministero degli Interni e il MITE? E in più, se ci può dare qualche informazione circa la tempistica. Cioè, lei già è in grado di dire in quanto tempo non solo verrà chiuso questo protocollo, questo accordo, e se diciamo, questo protocollo conterrà una tempistica e anche cercare di capire che investimenti economici servono e da chi verranno affrontate queste, diciamo, queste spese. Grazie. La ringrazio perché mi dà l'opportunità di chiarire anche un po' il senso di questa operazione che intendiamo fare. L'osservazione immediata che si fa ovviamente è che la capacità di risposta oggi da parte degli organi competenti, penso appunto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ma così anche da parte di altri soggetti chiamati a intervenire in caso di incendio, ma non soltanto di incendio, in tema di soccorso pubblico urgente, no? Che quindi abbiamo necessità. In particolare con riguardo poi al settore dei rifiuti, lo si può fare, si può innalzare il livello di risposta se si ha ovviamente una capacità di conoscenza, di dettaglio delle situazioni che sia completa, immediata e che consenta anche, come dire, la possibilità di fruizione da parte degli operatori con estrema snellezza e velocità. Questi tre elementi sono quelli che mi hanno motivato nel cercare di condividere con il Dipartimento Protezione Civile e con ISPRA la possibilità di mettere a fattor comune, come accennavo prima, le informazioni che ognuno di noi ha. Questo per, come dire, potenziare la capacità di risposta di tutti noi. È evidente che questo poi in futuro potrà anche avere ulteriori declinazioni, ulteriori utilizzi anche di altri soggetti. Penso per esempio ai sindaci sui territori, ma evidentemente non soltanto. Si tratta di un progetto, di una collaborazione che è già decollata, lo accennavo prima, abbiamo già avuto una serie di incontri tecnici proprio per capire l'interoperabilità, quindi la capacità effettiva poi di mettersi, come dire, di mettere a fattor comune i dati. Non voglio e non posso dare, non mi piace darle una data perché non sarebbe corretto da parte mia. È chiaro che stiamo correndo, stiamo spingendo l'acceleratore perché questa collaborazione si realizzi concretamente e effettivamente nel più breve tempo possibile. Ma le ripeto, i lavori tecnici sono già partiti di approfondimento della costruzione del sistema. Credo che sia più semplice di quanto non immaginiamo, mi voglio augurare che non abbia bisogno di risorse straordinarie, ma lo si possa fare grazie ai nostri sistemi già esistenti.
e quindi credo che lo si possa fare sostanzialmente a costo zero, mettendo veramente a fattor comune i dati che abbiamo, con la buona capacità che abbiamo tutti noi, altamente qualificata, parlo insomma ovviamente innanzitutto per il Dipartimento che dirigo, ma ovviamente anche per gli altri attori che hanno voluto accettare questa sfida, questa proposta di lavoro insieme. Lo strumento sarà, poi lo definiremo ovviamente nelle prossime settimane, sarà quello più opportuno per condividere questa collaborazione. Onorevole Zolezzi. Sì, ringrazio il Presidente, ringrazio il Corpo dei Vigili del Fuoco. Io mi ripeto un po' la domanda, però nello specifico volevo chiedere la domanda di chi mi ha preceduto, e se avete notato differenze, peggioramenti specifici collegati all'abolizione del SISTRI. In qualche modo, come sapete, stiamo tentando di ripristinare un sistema di tracciabilità dei rifiuti, però al momento la tracciabilità formalmente per molti rifiuti è carente, collegata solamente a dei MUD che però non sono documenti sempre pubblici ma esibibili o ottenibili a richiesta, e volevo capire se questo aspetto, se avete notato che questo per voi può essere un fattore favorente di illeciti, e se avete dei suggerimenti proprio su questo sistema, anche se ha già detto alcune cose collegate, però volevo proprio porre il tema specifico, grazie. La ringrazio, le dico francamente che non rileviamo allo stato un sostanziale peggioramento insomma rispetto a prima in assenza dei registri, quindi credo che stiamo proseguendo positivamente l'attività. È evidente che ogni informazione aggiuntiva ci possa essere, possa arrivare dai territori, è fondamentale. Io credo per esempio che sarà estremamente importante l'utilizzo, come già in larga parte del territorio viene effettuato in alcuni casi, di droni, no? Di strumentazioni anche che ci possano consentire la possibilità di vedere dall'alto situazioni ovviamente, quindi una ricognizione che sia non solo da terra ma sia anche un'altra strumentazione. La tecnologia ci può venire incontro in maniera importante, e questo per poter avere una mappatura sempre più precisa. Accennavo prima, il nostro obiettivo anche in questa collaborazione che abbiamo inteso varare va anche nella direzione di poter immaginare, no? Che alla banca dati poi corrisponda la capacità di avere una georeferenziazione. Mi piacerebbe arrivare, lo voglio solo accennare oggi, per esempio, a poter dotare gli operatori di un'app, no? Quindi di poter sapere esattamente in quel territorio nel quale sono in quel momento quanti siti di stoccaggio rifiuti ci sono, di che dimensione, di che tipo di rifiuto, di che potenziale rischio. Ecco, noi, lo dico francamente, mi piacerebbe immaginare un percorso che parte da questa collaborazione ma che poi concretamente ha una caduta a terra operativa reale, pratica, che consente poi agli operatori di intervenire in maniera immediata, chirurgica, caso per caso, conoscendo bene il territorio. Questo me lo faccio dire anche a tutela degli stessi operatori, che quindi così possano avere contezza di cosa c'è sul territorio, e a vantaggio sicuramente, che è il primo obiettivo, delle comunità che debbono essere messe in sicurezza. Ok, onorevole Braga. Non si sente, non so se è disattivato l'audio. Ora forse sì, grazie. Cosa? Presidente, ringrazio anch'io il capo dipartimento per l'audizione. Non si risente, è andato via l'audio, quindi penso che adesso è un problema di connessione. Provo, mi sentite? Allora, mi sentite? Pronto? Sì, forse disabilitando il video è meglio. D'accordo, scusa, chiedo scusa. Non si sente più nulla? Non si sente più nulla, quindi adesso neanche si vede più, quindi non so se perché è disabilitato il video, ma comunque sia l'audio non si sente più. Allora, intanto che proviamo
a ripristinare il collegamento dell'onorevole Braga, non so se... allora, visto che non ci sono altre richieste di interventi, chiedo alcune altre cose. Allora, innanzitutto volevo capire se quando si autorizza un impianto, se in fase di autorizzazione dove si danno tutte le prescrizioni, voi siete coinvolti, anche i vigili del fuoco, insomma, sono coinvolti in maniera, diciamo così, attiva in fase di autorizzazione proprio per evitare conseguenze peggiori poi quando succede eventualmente il danno, e se sì, come? E poi io volevo ritornare, non lo so, mi dica lei, perché per me è un argomento che vogliamo iniziare ad approfondire in maniera più significativa. Magari me lo dica lei se mi vuole mandare una nota, se vogliamo fare un'audizione specifica. Io volevo capire come si fa sul problema dei roghi nei campi rom. Innanzitutto volevo sapere se ci sono dei dati di spegnimento dell'incendio dentro i campi rom da parte degli interventi dei vigili del fuoco, quindi se ci può mandare anche la localizzazione, il numero delle frequenze, la tipologia, e cosa si fa dopo che è successo il fatto. E soprattutto la domanda cardine, ovviamente non rivolgo solo a lei, ma dovrò rivolgere a tutti, diciamo così, cosa si può fare veramente, perché il problema, cioè, non, mentre in alcune parti in generale, magari abbiamo visto che in generale il fenomeno degli incendi è diminuito, però non si può dire la stessa cosa sui campi rom, che ripeto sono solo una parte terminale di un problema più ampio, questo va sempre ricordato. Volevo sapere cosa si può fare per evitare che diventino una discarica e poi successivamente anche di conseguenza anche un incendio incontrollato. Quindi sia dal punto di vista della repressione, ma soprattutto io mi interessa anche quello della prevenzione. Grazie. Presidente, le do innanzitutto per quanto riguardava la possibilità di avere un dato puntuale, noi non l'abbiamo così come dato immediatamente percepibile, ma ovviamente mi riservo di farla avere anche domani stesso, estrapolandolo ovviamente dalla nostra banca dati, il dato relativo proprio a questo tipo di fenomeni, quindi glielo faccio avere domani stesso. Per quanto riguarda gli impianti rifiuti e i controlli di prevenzione incendi, voglio sottolineare che attualmente non è previsto automaticamente il controllo di prevenzione incendi in tutti i depositi, perché viceversa è previsto solo in quelli che sono caratterizzati dalla presenza di materiali a rischio specifico, per intenderci, di materiali combustibili, quindi penso alla carta, al legno, alla plastica, appunto come si accennava poi prima, ovvero per la presenza di impianti per la produzione di calore o di gruppi o gruppi elettrogeni. In tal caso si valuta il rischio specifico e non l'intero impianto semplicemente. Peraltro il progetto a cui facevo cenno prima, e cioè questo che ci vede in questo progetto di aggiornamento e ricatalogazione, perdonatemi, delle attività soggette ai controlli antincendio, in questo progetto, nelle nuove attività soggette ai controlli, che ho detto prima, è uno dei progetti che nell'ambito di una legislazione adesso di semplificazione, che ritengo di prossimo varo, vorremmo immaginare anche l'inserimento di una serie di attività previste che hanno alcune caratteristiche, e quindi io credo che per esempio l'inserimento potrà riguardare stabilimento impianti che effettuano stoccaggio, operazioni di trattamento rifiuti come definiti dall'articolo 183 del decreto legislativo 152 del 2006, di superficie lorda complessiva superiore ai 3.000 metri quadri o al chiuso di superficie superiore ai 1.000 metri quadri o con presenza di rifiuti combustibili in quantità superiore ai 5.000 kg. Quanto ai campi rom, ripeto, non abbiamo il dato puntuale già disponibile, ripeto, mi riservo di farlo avere quanto prima estrapolandolo, è evidente, io credo che possa essere dedicata
attenzione specifica a tutte quelle che sono le situazioni di potenziale rischio, tenuto conto di quelli che sono il grado di rischio, anche tenuto conto di quello che magari è il numero degli interventi effettuati e delle sostanze presenti, in modo tale che possa farsi una pianificazione di interventi anche, e di iniziative anche in termini di prevenzione che tenga, sotto controllo all'attenzione specifica a quelli che sono siti che potenzialmente presentano un grado di rischio maggiore per l'incolumità delle persone. Ok, allora vedo l'onorevole Braga, proviamo. Grazie Presidente, riprovo. Se non riesco, vi chiedo scusa. La prima domanda che volevo fare al capo dipartimento è se il corpo dispone di una statistica delle notizie di reato che vengono trasmesse dai vigili del fuoco alle procure nel caso di incendi in impianti di rifiuti e se nel caso è possibile acquisire questi dati. E la seconda, alla luce, diciamo, delle sottolineature che anche lei ha fatto sul tema dello scambio, della messa a sistema dei dati tra i diversi soggetti coinvolti, se in futuro c'è la volontà di dare disposizioni di coordinamento anche a livello territoriale con le ARPA, non solo a livello centrale con ISPRA riguardo agli episodi e ai fenomeni di incendio in impianti di rifiuti. Grazie, scusatemi ancora. Prego. Sì, grazie. Saluto l'onorevole Braga che ho avuto occasione di conoscere in Veneto a Treviso proprio in occasione di un incendio. E, sì, assolutamente sì, mi riservo di fargli avere quanto prima anche i dati relativi alle notizie di reato, ovviamente, che hanno riguardato o che hanno comunque sono stati oggetto di attività da parte del Corpo Nazionale. Per quanto riguarda questa ipotesi di progetto di collaborazione e condivisione dei dati, noi siamo in una fase appunto embrionale, come accennavo prima, siamo in una fase iniziale chiaramente di condivisione, di valutazione sulla possibilità di condividere. Questo ci tengo a dirlo. È chiaro che poi in fasi successive, una volta che riteniamo che sia possibile farlo, credo che sarà assolutamente possibile immaginare ed esplorare anche possibili ulteriori declinazioni che possono mettere anche a fattor comune ulteriori dati. Non dobbiamo dimenticare peraltro le competenze di altri soggetti, penso alle regioni, penso appunto alle ASL, ma credo che sia una fase ancora troppo prodromica per poter già parlare di ulteriori sviluppi. È il progetto che vogliamo lanciare e comunque cercare di avere conoscenza puntuale del territorio e dei fattori di rischio. Ecco, questa è un po' la sintesi della mia idea. Per poter mettere nelle condizioni tutti coloro i quali debbano operare, a partire dal Corpo Nazionale, ovviamente, che è la nostra prima, insomma, come dire, perimetro al quale ci rivolgiamo, metterli nelle condizioni di operare nel modo più tempestivo, più utile per la comunità e in piena sicurezza. Bene, grazie. Io do per scontato che le manine alzate di chi è intervenuto prima sono semplicemente rimaste lì appese, e quindi questo vuol dire che non c'è nessun altro intervento. Quindi io ringrazio innanzitutto la dottoressa Lega e prego quindi di farci una relazione il più possibile dettagliata sui campi nomadi, proprio perché insomma, poi essendo un tema delicato, vorremmo anche capire meglio proprio per poter intervenire e sentiremo un po' tutti gli attori in campo, diciamo così, tutte le istituzioni. E le statistiche che chiedeva l'onorevole Braga e eventualmente poi ci ragioniamo nel prossimo futuro anche per quanto riguarda poi queste linee guida, insomma, quando si concretizzerà e si darà piena attuazione all'articolo 26 bis del decreto sicurezza. Io la ringrazio e attendiamo nei prossimi giorni appunto questo primo scambio di materiale. Ringrazio lei, Presidente, e tutti i senatori e gli onorevoli presenti. Grazie, grazie ancora per l'attenzione. Grazie, dichiaro chiusa l'audizione.